ma l'animo è ricondo e nulla ci deve disturbare. Ci ricarichiamo di nuove motivazioni. Ciò che è stato fatto in questi giorni, anche in preparazione, non è ancora la meta. Sant'Anna ci sta guidando, ma anche ci sta ascoltando. E ci prepariamo a un incontro speciale, quello di domani. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio che è nostro Padre e la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. E così uno più uno più uno più uno siamo arrivati a 9. Oggi concludiamo la nostra novena in onore di Sant'Anna e di San Gioacchino. E per intercessione di Sant'Anna e di San Gioacchino chiediamo che questi due santi possano fare da postino a tutte quelle intenzioni che di giorno in giorno all'alba abbiamo portato su questa collina. Oggi poi la liturgia ci fa vivere anche un incrocio di santi. Oggi no, la piazza della Santità è affollata, vedete, il sacerdote si veste del colore rosso perché oggi noi celebriamo la festa di San Giacomo. Quindi è in festa Salcedo, è in festa Lusiana, sono in festa tante anime che guardando a questi santi si sentono meno sole dentro alla loro vita. Ecco, vogliamo allora chiudere questa nostra novena per prepararci poi alla grande festa di domani chiedendo esattamente questo a questi due grandi santi ai quali siamo devoti, che anche noi come loro tutte le volte che cadiamo a causa dei nostri peccati, non ci rassegniamo a rimanere per terra, ma troviamo il coraggio della vergogna per rialzarci, a riaccordare il nostro sguardo a quello di Cristo e ricominciare la nostra vita con Lui. L'anno scorso, l'ultimo giorno dell'anno, il 31 dicembre, ho conosciuto una signora. Qualcuno dirà, guarda caso, scusate, ma per me la bellezza è un termine femminile. Ho conosciuto una signora, ma non direttamente. L'ho conosciuta tramite un articolo di giornale, uno di quegli articoli che tante volte ci sfuggono alla lettura, perché magari sono messi lì per riempire l'ultimo pezzettino rimasto vuoto, o siccome non sono di cronaca nera, quindi non fanno audience, li mettono lì quasi per dire vabbè dai, sono stato costretto a scrivere anche sta roba qua. A me questi articoli affascinano, perché ho scoperto che fin da bambino la bellezza si nasconde nei piccolissimi dettagli delle cose. Questo articolo raccontava di un fatto di una semplicità imbarazzante. Parlava di una signora di Compiègne, un paesino della Francia, dove parte anche una delle gare più belle del ciclismo, la Parigi-Roubaix. Ma perché aveva fatto notizia questa signora? Perché questa signora era da una vita che abitava in una casetta. Ed era una vita che in questa casetta, dentro alla sua cucina, lei faceva la buona donna. Faceva quello che fanno tutte le nostre donne, le nostre mamme, le nostre nonne. Cucinava, sciacquava le stoviglie, puliva l'insalata, cucinava la carne, invitava la gente, spazzava la casa, metteva la tovaglia, la rimetteva via, accendeva la stufa, per una vita intera. In questa cucina c'era un camino, magari uno di quei vecchi camini affumicati, magari anche arrugginiti, no, che abbiamo sempre detto, ma sì dai, finché funziona cosa serve cambiarlo?
e sulla tappa di questo camino c'era una piccola icona. Chissà quanti di voi, magari qualche amico tornando da qualche viaggio, voi stessi, no, avete visto magari l'immagine, una piccola icona della, di Sant'Anna e San Gioacchino della Madonna di Monteverico, e avete detto, guarda, sto qua non costa neanche tanto, no? Me la porto a casa, me la attacco lì, chissà che ogni mattina mi ricorda della Madonna e dei Santi. Lei invece l'aveva trovata lì, questa icona. E dentro di me mi sono detto, se questa signora ci ha vissuto in questa casa 80 anni, chissà quante volte la mattina guardando il cammino avrà visto questa icona. E chissà quante volte le sarà venuta da dire, guarda, c'è un pochettino di polvere, allora si dai, domani mattina la stacco perché bisogna prendere la scala per andare su, e l'ha lasciata lì. Per 80 anni lei guardava questo quadretto e questo quadretto guardava lei. Punto. È così la bellezza, eh? La bellezza non ha un motivo, la bellezza esiste. Se tu le insegui, lei scompare. Se tu non le insegui, lei rimane là, anche per 80 anni. Poi un giorno è capitata una cosa strana. È capitata che questa signora, che so io, magari perché non riusciva a pagare l'ultima bolletta della luce o si era presa un pochettino a corto delle finanze, si è ricordata di quello che le aveva detto un'amica. E gli ha detto, guarda che quel quadretto lì è bello, sai. Hai mai chiesto quanto te lo comprerebbero? Ma lei non ci aveva mai fatto caso, perché ha detto, ma cosa mi servono i soldi? È lì, me l'ha lasciato i miei bisnonni, sta bene lì. Poi se tiro via il quadretto, no, si vede lo stampo, devo dar sul colore, insomma è un casino. Lascialo lì, cosa ti rompe? Quando si è trovata a corto delle finanze, si è ricordata di questa frase, ha chiamato un esperto e gli ha detto, guarda, magari sai, è una cavolata, no? Ma se io vendessi sto quadretto qua, quant'è che potrei prendere? Questo esperto prende questo quadretto e fa una scoperta sensazionale. Che questo quadretto, che ha visto la signora, no, sciacquare anche l'insalata, era del 1200. Portava la firma di un signore che lei non conosceva e che probabilmente, se vi dico il nome, neanche voi conoscete, no? Portava la firma di Cenni di Pepo, che siccome era una persona modesta, non come Don Marco, era modestissimo, perché la gente non lo riconoscesse, si era inventato un nome d'arte. Ha detto, non voglio che mi riconoscano, mi faccio chiamare Cimabue. Nella sua vita quest'uomo, oltre a partorire la bellezza, è stato il talent scout di un grande piccolo genio che si chiamava Giotto di Bondone. Questo signore appena si è trovato di fronte a questo quadro, ha rilasciato un'intervista, ha detto, ma era chiaro che mi sono trovato di fronte ad un capolavoro. L'ha valutato, questo quadro è stato battuto all'asta per 24 milioni di euro. Con un titolo bellissimo, perché a tutti, sentite anche le chiacchiere delle persone, tutti rimangono colpiti dai soldi. La bellezza è il titolo di questo quadro. Il Cristo deriso. Firmato da Cimabue. Cioè, in questo quadretto c'è il massimo della derisione, che è l'indifferenza, chissà quante volte avrà visto questo quadro, sta donna, e c'è il massimo della bellezza. Io stamattina questa immagine me la sono portata per chiudere questa riflessione sul credo, perché quando l'ho letta l'anno scorso è come se mi avesse detto, vedi Don Marco, ricordati che anche se tu non te ne accorgi, la bellezza possiede una resistenza pazzesca all'indifferenza. Sta là anche 80 anni. Ma siccome sa non di essere bella, ma di essere la bellezza, dentro di sé, sai cosa dice? Non importa, sto qua, tanto un giorno ti accorgerai di me. Ed è la stessa frase, una delle frasi più belle, che è ripetuta dentro al Vangelo, ma che è già contenuta nell'Antico Testamento. Quando Cristo, riprendendo le parole del profeta, cosa dice? Mi attaccheranno alla croce. Però sappiate una cosa, che quando mi avranno attaccato, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E allora questa mattina
Io ho scoperto, ho riscoperto, di avere tra le mani questa bellissima eredità, che è la mia fede, è la mia storia d'amore con Dio. Non ho scelto io di credere. Sono nato in una famiglia dove le mie nonne e i miei nonni avevano trovato delle ragioni di speranza per le quali credere. E siccome erano ragioni di speranza così belle, cosa hanno fatto i miei nonni? Le hanno raccontate ai loro figli. E tra questi figli c'è la mamma e c'è il mio papà, che sentendosele raccontare e vedendole all'opera, cos'è che hanno detto? Ma queste sono troppo belle per lasciarle per strada. Ce le portiamo avanti un pochettino noi. E poi è successa una cosa bellissima. Che un giorno, diventando grande, vedendo i miei genitori, vedendo la mia gente, vedendo la mia contrada, vedendo il mio piccolo mondo, e sentendo che la loro serenità arrivava da cose così, come quelle di queste mattine, dentro di me mi sono detto, ma io sono pazzo, ma io sta roba qua non la abbandono per niente al mondo. La prendo, la porto avanti per un pezzettino di strada. Questa è la nostra professione di fede. È un'eredità. A tutti noi, no, piacerebbe ricevere un'eredità da qualcuno, non necessariamente un'eredità economica. Certe volte basta anche il fermaglio di una nonna per poter dire io c'ho qualcosa della mia nonna. Ma ricordatevi che un'eredità non basta riceverla per dire che è tua. Questa eredità devi trovare il coraggio di rimetterla in gioco per possederla di nuovo. Ecco la bellezza di quello che abbiamo incontrato questa mattina. Aver ritrovato lo stupore bambino, lo stupore di un bambino, raccontandoci 8 grandi realtà, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la Chiesa, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. E sapete cosa abbiamo scoperto? Quello che ieri mattina, no, una persona durante la confessione mi ha confidato, mi ha detto, sai Don Marco cosa mi porto a casa da questa novena di Sant'Anna? Non dalle tue parole, Don Marco, dalla novena di Sant'Anna. Mi porto a casa la certezza che la mia vita piccola, che certe volte sembra insignificante, che certe mattine mi costringe a dire ma che senso ha vivere sta giornata, che la mia vita piccolissima, la mia storia, è parte di una storia molto più grande. E dentro a questa storia, che è una storia di grandezza e di miseria, dentro a questa storia io mi sento a casa mia. Pensate che bello se tutti noi potessimo tornarci a casa in questi giorni dicendo ma guarda te, sono come quella signora francese, c'ho in tasca il credo dal giorno in cui sono nato, che sono nata, e non mi sono mai fermato a gustarne la bellezza. Fate attenzione, cari amici, alla bellezza, perché certe volte la nostra fatica è quella che, siccome ci sono cose, tante cose così belle nel mondo, c'è quasi la fatica di accettare questa bellezza. Il dolore lo accettiamo, ce lo prendiamo, diciamo sono abituato. Non siamo abituati alla bellezza, alle belle notizie, al fatto che c'è un Dio che ci ama, non che ci condanna. E poi la seconda cosa, la bellezza non andate a cercarla chissà dove. C'è una bellezza così vicina a te, magari addirittura dentro di te, che siccome è troppo vicina, non riesci nemmeno ad accorgertene. È come quelle fotografie che quando tu le mostri alla nonna, gli dici, nonna, guarda sta foto, gli la metti davanti al naso, ti dice, scusa, ci vedo male, no? E la allontana un pochino. Sì, queste sono le storie d'amore. Bellissimo, anche qua dentro ci sarà qualcuno che se potesse direbbe è la mia storia, Don Marco. E sono quelle storie che ha messo in musica Antonello Venditti quando un giorno scrisse una canzone bellissima e dentro ci mise un verso da batticuore. Disse, ci sono amori che non finiscono mai. Fanno dei giri immensi e poi ritornano. Scusa Don Marco, quanto immensi! Fino al tradimento. Però poi ritornano. Certi amori, anche l'amore con Cristo, non finisce mai. Fanno dei giri immensi fino a dimenticarsi
e poi ritornano. E allora mi piacerebbe tantissimo che stamattina, anzi domani mattina, quando noi reciteremo il credo, quando diciamo credo in un solo Dio, ma lo diciamo con una fierezza dentro al cuore che non c'ha paragoni, perché non significa essere arroganti. Dire credo in un solo Dio è la dichiarazione di umiltà più grande. Sapete perché? Perché è come dire al mondo: guarda che io sono convinto che il destino della mia storia non dipende solo da me. Il destino della mia storia o lo firmiamo a quattro mani assieme con Dio o non sarà. Dire credo in un solo Dio è come dire alla gente: guarda, io ti rispetto, però accetta che ti dica una cosa, io mi sento nelle mani di Dio. Ecco la differenza tra chi crede e chi non crede. Non preoccupatevi se chi non crede si salverà, lasciate fare qualcosa anche a Dio, per favore. Ricordatevi semplicemente che la differenza tra chi crede e chi non crede è una differenza di posizione. Chi crede dice: so di abitare nelle mani di Dio. E allora mi sono chiesto come poter concludere questa bellissima novena. E non ho trovato una maniera più bella di concluderla con una testimonianza. Perché ho visto che anche ieri, no, qualcuno, quando ho postato un piccolo pensiero su Facebook, no, subito si sono alzati gli scudi, perché ho scritto una frase, ma che, lo ripeto, ci credo tantissimo, che nessun santo è nato santo. La grandezza di Dio è che ha preso dei peccatori ed è riuscito a tirare fuori dei pezzi da 90 di santità. E allora mi sono detto: e chissà quanti santi ci sono che camminano in mezzo a noi, che siccome sono troppo vicini non ce ne accorgiamo. E sono quelli che tante volte chiamiamo i testimoni. Allora io stamattina voglio chiudere la novena con una testimonianza che, accettate che ve lo dica, perché mi siete diventati amici in questi giorni. Quando prima di renderla definitiva l'abbiamo riletta assieme con Papa Francesco, ho visto le lacrime scendergli dagli occhi. Perché mi ha detto: vedi Marco, questa è la Chiesa. È la testimonianza di un prete. E la sua storia durante la Via Crucis ha commosso il mondo. E io sono orgoglioso di chiudere questa novena con la sua piccola testimonianza, per due motivi. Perché è stato un mio educatore e in 14 anni di seminario, di persone che hanno cercato di educarmi ne ho incontrate tantissime. Ma di persone alle quali tributo il nobile titolo di educatore ce n'è stato uno, è questo prete. E poi per un secondo motivo, per mettervi nel cuore un sospetto, che la Chiesa non sia proprio così marcia come il mondo ci vuol far credere. Per me questa storia è la professione di fede più grande che in 40 anni sia riuscito a raccogliere sul mio cammino. Il titolo della stazione era Gesù è inchiodato in croce. Cristo inchiodato alla croce. Quante volte da prete ho meditato su questa pagina di Vangelo. Quando poi un giorno mi hanno messo in croce, ho sentito tutto il peso di quel legno. L'accusa era fatta di parole dure come chiodi, la salita si è fatta ripida, il patimento si è inciso sulla pelle. Il momento più buio è stato vedere il mio nome appeso fuori dall'aula del tribunale. In quell'attimo ho capito di essere un uomo costretto a dimostrare la sua innocenza senza essere un colpevole. Sono rimasto appeso in croce per 10 anni. È stata la mia via crucis, popolata di faldoni, sospetti, accuse, ingiurie. Ogni volta nei tribunali cercavo il crocifisso appeso, lo fissavo,
mentre la legge investigava nella mia storia. La vergogna, per un istante, mi ha condotto al pensiero che sarebbe stato meglio farla finita. Poi, però, ho deciso di rimanere il prete che sono sempre stato. Non ho mai pensato di accorciare la croce, neanche quando la legge me lo concedeva. Ho scelto di sottopormi al giudizio ordinario. Lo dovevo a me, ai ragazzi che ho educato negli anni del seminario, alle loro famiglie. Mentre salivo il mio calvario, li ho trovati tutti lungo la strada. Sono diventati i miei cirenei. Hanno sopportato con me il peso della croce, mi hanno asciugato tante lacrime. Assieme a me, tanti di loro hanno pregato per il ragazzo che mi ha accusato. Non smetteranno mai di farlo. Il giorno in cui sono stato assolto con formula piena e definitiva, ho scoperto di essere più felice di 10 anni fa, perché ho toccato con mano l'azione di Dio nella mia vita. Sì, appeso in croce, il mio sacerdozio si è illuminato. E vogliamo oggi chiudere la nostra novena con le orazioni del nono giorno. O gloriosa Sant'Anna, che ti sei preparata come una vita intemerata, che pura al grande passaggio da questo mondo e hai incontrato la morte con grande rassegnazione, fa che viviamo su questa terra così da meritarci una serena morte. Sant'Anna, per noi voce potente presso il Signore. Prega per noi. Sant'Anna, attenta alle nostre richieste. Prega per noi. Sant'Anna, sostegno di chi soffre. Prega per noi. O gloriosa Sant'Anna, che dopo aver aspettato la tua vita, sei stata aiutata dalla presenza della tua figlia Maria, che ti ha chiuso amabilmente gli occhi alla luce di questo mondo per aprirti alla luce della beata eternità. Fa che al momento della nostra morte siamo anche noi assistiti da tua figlia e siamo da lei introdotti per l'eterna gloria. Sant'Anna, difesa nel pericolo. Prega per noi. Sant'Anna, soccorso nelle calamità. Prega per noi. Sant'Anna, impegnata con chi ti implora. Prega per noi. Sant'Anna, premurosa verso chi a te si affida. Prega per noi. O gloriosa Sant'Anna, che dopo aver aspettato insieme con gli altri fratelli dell'Antico Testamento il Redentore, sei stata da lui condotta in cielo ed incoronata di gloria, fa che per i meriti di Gesù e per intercessione di Maria veniamo anche noi un giorno in paradiso a lodare e ringraziare con te il Signore per tutta l'eternità. Sant'Anna, presenza viva in questo luogo. Prega per noi. Sant'Anna invocata con tanta fiducia. Prega per noi. Sant'Anna venerata con grande amore. Prega per noi. Sant'Anna, nostra speciale patrona. Prega per noi. Prega per noi, Sant'Anna. O Dio, tu hai donato a Sant'Anna la grazia di diventare la madre della genitrice del tuo unigenito figlio. Concedi a noi che la festeggiamo solennemente di avere presso di te la sua intercessione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Mi concedete prima della benedizione un minuto. Ve lo rubo dopo 9 giorni. E domani sarà festa. Ma è oggi che si conclude la novena di Sant'Anna. Domani magari saremo ancora di più di quelli che siamo stati in questi giorni, perché la grandezza di un santo
di due santi è quella di aiutarci a credere che se una cosa non è ancora avvenuta, potrebbe accadere domani mattina. Però permettete che alla fine di questi 9 giorni spenda la parola più usata, che però credetemi nasce letteralmente dal cuore, ed è la parola grazie, per 3 motivi. Prima di tutto grazie a voi, perché al mondo grande e al mio piccolo mondo mi avete dato una bellissima lezione, che mi avevano già dato i miei nonni, che ci hanno dato i nostri anziani, che è nei momenti di difficoltà che bisogna andare in chiesa, non starsene a casa. E quindi quest'anno il Signore ci ha letteralmente sorpreso, perché quella che doveva essere la novena più a rischio, lo vedete con i vostri occhi, penso che sia diventata una delle novene che più hanno senso di tutte quelle che si sono celebrate su questo colle. Grazie, perché la vostra devozione, soprattutto la devozione degli anziani, che quest'anno sono saliti a piedi, c'è una signora che mi ha detto: Don Marco, ogni mattina parto da casa alle 3 per arrivare qua, e la devozione dei bambini più piccoli, che la sentirete domani mattina, penso che per me sono state una lezione di catechesi, di teologia, e una testimonianza bellissima di che cosa significhi credere in Dio quando le cose certe volte non vanno come noi vorremmo. Il secondo grazie lo voglio spendere per un gruppo di persone che nessuno di noi se ne è accorto. E quando tu non ti accorgi di una presenza, perché quella presenza funziona che è una meraviglia. E è vero, è importante pregare, però è importante anche creare le condizioni grazie alle quali poter pregare. E penso che quest'anno qui sarebbe da fare una tesi di laurea su come è stata organizzata questa novena. Lasciate che il grazie grandissimo, grandissimo, grandissimo lo voglia dare a tutti quei volontari che in maniera meravigliosa in questi giorni e nei giorni precedenti hanno donato tempo, fatica, ma soprattutto gentilezza. Ogni mattina che noi siamo arrivati qui. Io vi dico grazie per una cosa, perché io sono sempre stato allergico un po' alle regole, e di questo un po' me ne devo vergognare, però in questi giorni mi avete dimostrato che le regole certe volte sono belle, perché ti permettono di metterci ancora più bellezza dentro quello che tu fai. Ed è così anche per i giochi. I giochi sono belli perché ci sono delle regole. Senza regole diventa un'anarchia. Quindi vedere che tutto questo è stato fatto nel pieno e rigoroso rispetto di quello che lo Stato ci ha chiesto, rende ancora più grande, il grazie che noi vogliamo rivolgere ai santi, ma soprattutto a chi qua ha speso del suo tempo. E poi il terzo grazie lo voglio rivolgere a Don Francesco, perché, vedete, certe volte ci si accorge di un prete quando non c'è più nella parrocchia. E un prete in una parrocchia può essere bravo, può essere santo, può essere peccatore, non importa. Un prete in una parrocchia è l'immagine che ti ricorda che c'è un Dio. Il sogno di Lucifero è quello di fare in modo che più nessuno diventi prete, di tirare via anche l'ultima immagine vivente di Dio. Quindi vi dico grazie, perché sono convinto che ha fatto di questo santuario, non dico la ragione della sua vita, Salcedo e Sant'Anna, caratterizzante da sempre proprio per la devozione che qui è cresciuta e che qui si vive attualmente. Segno di questa devozione e la partecipazione anche di questi giorni, nonostante tutte le difficoltà. Ma di questi 9 giorni penso che li porti nel cuore per tutti e 365 giorni, e penso che il Signore in quest'anno ti abbia dato una bellissima risposta. Il tempo che ogni mattina minacciava non ci ha mai colpito, anzi stamattina ci ha fatto capire che no, è all'alba, è dall'alba che l'uomo cerca la voce di Dio. Quindi questi 3 grazie a voi, a tutti gli amici che hanno lavorato, a Don Francesco, e permettete un gesto, Filiberto, dove sei? Sei in giro tu, dove sei? C'è in giro Filiberto, c'è, ma che c'è sempre. Vieni qua, Filiberto.
È allergico, lo so che è allergico, però... Eccolo qua, Filiberto. E chiamo te perché so che sei un po' quello che sta coordinando, però chiamando te è come se chiamassi l'ultimo dei volontari, il primo dei volontari, il diacono, tutto il resto. E io ti voglio consegnare un piccolo gesto che, per questo che l'altro giorno ti ho chiesto ma quanti siete, che mi ha fatto arrivare Papa Francesco, perché gli ho detto che noi in questi 9 giorni abbiamo pregato per la Chiesa e abbiamo pregato per lui. E lui mi ha fatto arrivare una sua corona benedetta, e sono numerate, però se poi ne servono di più tu me lo dici che io gliele chiedo. E te le ho messe in una borsa, però te le ho portate su in modo che tu veda l'attestazione della provenienza, hanno tutte dentro qua, e mi ha detto di ringraziarvi per la preghiera fatta e di dire che questa, dentro questa corona c'è la benedizione per voi, per le vostre famiglie, per tutte le intenzioni che portate dentro il cuore. Non le consegno io, ci tengo che le consegni tu, perché tu hai consegnato le mascherine, hai consegnato gli ordini in questi giorni ed è giusto che tu restituisca anche a questa tua gente il grazie a nome di chi oggi porta avanti la Chiesa per tutto quello che avete fatto, ma soprattutto per come l'avete fatto. Adesso glielo diciamo a chi di dovere, a Sant'Anna, a San Gioacchino. Ci diamo appuntamento domani mattina, avete già sentito le raccomandazioni di Don Francesco, stamattina incredibile, si è aperta un'altra strada, sembra il plan de Colonna, ci sono tutte le strade che portano giù, no, si è aperto. E domani mattina soprattutto ricordiamoci di una cosa, c'è un po' di trambusto, vi chiedo scusa se ho portato su anche le telecamere della RAI, però io sono convinto che le cose belle vanno raccontate, io sono orgoglioso del mondo conosca che c'è un colle dove da secoli il mondo viene su a pregare, quindi non leggetelo come un'invadenza, ma come un raccontare quello che è vostro, che io ho conosciuto e che vorrei che tante persone potessero conoscere. Il Signore sia con voi. Per intercessione di Sant'Anna, nostra speciale patrona, ci liberi Dio da ogni male dell'anima e del corpo e ci benedica, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate e vivete in pace. Grazie a Dio. E buona giornata a tutti. Grazie.